Gianni Colacione per Libre TV, oggi 24 marzo 2018, siamo tornati nello studio di Mauro Mellini, nostro amico che gentilmente ci ospita e con cui parliamo di vari argomenti, soprattutto inerenti agli articoli che lui scrive sul blog Giustizia Giusta, che anima e in collaborazione con altre due persone che conosciamo, Andrea Granata e Alessio Di Carlo, che salutiamo ovviamente. E oggi parliamo di un articolo, uno dei recenti articoli particolarmente pungenti, intitolato Alto Tradimento. Si parla di dell'ex presidente Napolitano e di un ruolo appunto che avrebbe giocato, che avrebbe avuto un ruolo importante nell'intervento francese in Libia. Questo articolo si può trovare ovviamente sul blog Giustizia Giusta, intitolato Alto Tradimento. Sì, c'è anche Giustizia, c'è anche il blog, c'è quello mio personale. Ah, c'è poi il blog personale di Mauro Mellini, perfetto, mi dice qui al volo, io vi faccio sapere. Sentiamo che cosa ci dice. La storia della adesione italiana o torto collo all'aggressione alla Libia e alla, per far fuori Gheddafi, ma in realtà per far fuori lo Stato libico, perché la Libia attualmente, che era diventata un paese sì, certamente senza libertà, alla mercé di un dittatore anche grottesco se vogliamo, ma era lo Stato africano col più alto tenore di vita, col più alto prodotto interno lordo, con opere pubbliche di grande livello, con grandi ricchezze, è ridotta in uno stato miserevole e è diventata il trampolino di lancio per l'invasione dell'Europa e dell'Italia da parte delle orde dei migranti, mentre fino al momento dell'aggressione anglo-francese, bene o male, si era arrivati a una funzione di filtro, di antemurale contro questa ondata, che cosa è successo in questi giorni? È venuto fuori addirittura il fermo di polizia del Presidente della Repubblica Francese, sia pure per fatti antecedenti alla sua ascesa all'Eliseo, Sarkozy è stato pagato, ha ricevuto somme ingenti con quali ha fatto la campagna elettorale, da chi non lo sappiamo, per prendere quella posizione sciagurata, perché è stata un'aggressione ingiustificata e sciagurata perché, tra l'altro, per noi in particolare, perché sicuramente uno degli obiettivi era quello di sottrarre la Libia a questa integrazione economica con l'Italia, che funzionava abbastanza bene e funzionava anche onestamente, diciamo così, perché dava alla Libia grandi vantaggi economici, ma li dava anche a noi. L'Italia poteva contare in Libia per la soddisfazione del suo fabbisogno energetico, gas e petrolio, cosa che dopo i fatti, dopo l'aggressione, dopo le distruzioni, la guerra, la disgregazione, le battaglie fra le varie etnie libiche non c'è più, e oggi è solo una piccola parte
di quel patrimonio, di quella organizzazione economica che può giovarci. E questo è stato un grave colpo per l'economia e per la posizione italiana. Direi che c'è tutto un scadimento dell'Italia in Europa che comincia da quel momento lì. Quello che è venuto fuori, non siamo noi e non saremo noi a stabilire chi ha pagato Sarkozy e quali siano stati gli intendimenti veri della Francia per questa sciagurata operazione e dell'Inghilterra. L'America, gli Stati Uniti d'America, Obama inizialmente contrario, fu convinto dalla Hillary Clinton, che era segretaria di Stato e che ha sempre avuto con in quello che non possiamo considerare il meglio della politica e degli interessi europei, dei rapporti che forse andrebbero approfonditi e studiati. Napolitano impose l'adesione italiana, che non fu un'adesione di concorso di militari italiani, di aerei, di navi italiane, ma fu essenziale per le basi dell'aggressione aerea, per l'apertura del cosiddetto spazio aereo d'Italia, che fu violato addirittura prima dell'assenso dato, cosa gravissima, da parte non so se degli inglesi o dei francesi. C'è stata in questi giorni la testimonianza di Crosetto, che era sottosegretario alla difesa, ma la cosa più grave è che Napolitano disse: il capo delle forze armate sono io, e come capo delle forze armate dico che sa da fare. Cosa di una gravità estrema, perché che lo dica un generale è la classica formula del golpe, ma se lo dice il Presidente della Repubblica e lo dice invocando non la sua rappresentanza, l'unità nazionale e dell'unità degli organismi e delle istituzioni dello Stato, ma come espressione, come portavoce, come fa la parte del generale colpista, anche se è un po' ridicolo l'idea di Napolitano come generale colpista, lo posso vedere solo attraverso una caricatura di Forattini, e questo è un fatto di gravità. La Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che il Presidente della Repubblica non è responsabile e non deve, è immune da ogni responsabilità penale e civile per i fatti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, salvo che per l'alto tradimento. Qui c'è una questione di carattere giuridico molto singolare. L'alto tradimento non è un reato previsto dalle leggi penali italiane, però tutti sanno che cosa significa. Nelle leggi penali italiane l'alto tradimento è una categoria di reati previsti dal codice penale militare di guerra, quindi non è a quello che fa riferimento. Quindi probabilmente quella norma è stata fatta con l'intendimento poi di specificare, perché un reato deve essere circoscritto in termini chiari e precisi, come esige il principio di legalità, cosa che non fu fatta mai, anche perché i Presidenti della Repubblica non sono stati tutti farina da fare ostie,
ma insomma all'alto tradimento, comunque lo si voglia considerare e circoscrivere, non c'era arrivato nessuno. La cosa è grave in sé, perché contro la Libia, no, contro l'Italia, ma contro il governo Berlusconi in particolare, perché da quell'operazione politica chiaramente Napolitano ne ha ricavato un ulteriore passo per la eliminazione politica di Berlusconi. Berlusconi ha questa sua mania dei moderati, che secondo me rappresenta e ha rappresentato il limite della sua figura politica, e non ha reagito, ha resistito. Certo, ha tenuto presente l'esigenza di non creare un scontro tra le istituzioni della Repubblica, fatto commendevole, e che però si è comportato così anche perché il partito dei magistrati si era fatto carico di sputtanarlo, scusate l'espressione, e di metterlo in condizione di dover soccombere in un confronto che fosse stato drammaticamente aperto col Presidente della Repubblica. Però questa operazione, oltre a segnare la sciagura del fatto Libia, ha accelerato, perché si è tradotta in un'altra perdita di consenso, perché Berlusconi è stato rappresentato come il fautore della dittatura di Gheddafi. Diciamo che qualche anno prima lo aveva ricevuto in visita, insomma, con una... Sì, che era ricevuto, perché i rapporti Berlusconi, abbiamo visto, aveva ecceduto nel fare scena di questa sua cosa, non comprendendo poi... Avevano montato la tenda. Perché Gheddafi era un personaggio, secondo la nostra mentalità, perlomeno anche un po' ridicolo, insomma, se vogliamo. Malgrado i risultati che avesse ottenuto, certo, io non sono del parere che poi, io, purtroppo, le istituzioni libere non possono, e i criteri di valutazione dei regimi in base alla loro coefficiente di libertà e democrazia non è applicabile in tutti, in tutte le civiltà. Quindi io ho scritto apertamente un articolo dal titolo Alto Tradimento, che naturalmente io non scrivo sul Corriere della Sera o sulla Repubblica, e nemmeno su qualche giornale quotidiano meno importante, credo che però abbia circolato, e a mio avviso importante, sarebbe importante che su certe cose non si voltasse la testa da un'altra parte. Un'altra considerazione, un'ultima considerazione voglio fare. Certo che nella operazione anti-Berlusconi, anche quella specifica per costringere Berlusconi a adattarsi alla linea anglo-francese, a desistere dalla resistenza italiana contro questa sciagurata operazione, e oltre che subire una pressione indecorosa e in sé
incostituzionale e golpista del capo dello Stato, ha subito la pressione del partito dei magistrati, i quali non hanno fatto un motivo specifico di pressione, ma sicuramente la pressione giudiziaria, vergognosa, quale che sia la figura di Berlusconi, colpevole o innocente, e quando si fanno 20 procedimenti penali all'improvviso una persona, poi si sospendono quando non è più Presidente del Consiglio, e questa è stata una delle cose più vergognose del Partito dei Magistrati, che ne hanno commesse anche molte altre. E i magistrati hanno fatto la loro parte anche per la Libia, hanno dato il loro contributo screditando, colpendo, massacrando la figura di Berlusconi, fra l'altro a questa operazione che, guarda caso, rappresenta il tipico complotto internazionale che i magistrati vagamente evocano sempre. C'è sempre qualche, nel loro storico, quando non capiscono qualche cosa o quando la capiscono non la vogliono capire, ma qui c'è dietro la CIA, c'è dietro l'America, c'è dietro i grandi poteri, c'è dietro le multinazionali, eccetera. Sempre se ne sono preoccupati, ma in questo caso non solo non se ne sono preoccupati, non solo non hanno mai evocato il complotto internazionale che c'è stato sicuramente e che è stato violento e sul piano del diritto italiano addirittura criminoso, ma non hanno nemmeno lasciato intendere in qualche modo che la questione che fosse, potesse essere oggetto dei loro interventi. E loro stessi sono intervenuti anzi a far parte del complotto. Quindi per un complotto internazionale che sicuramente si è affacciato alla vita politica italiana, l'ha condizionata e ha creato nel paese, facendo commettere anche reati addirittura al Presidente della Repubblica, l'altro tradimento, la parte dei magistrati non è stata quella della denuncia, che hanno sempre fatto i complotti che non c'erano, ma di questo che c'era non solo non hanno protestato, ma vi hanno partecipato, coscienti, non coscienti, volenti o non volenti, ma hanno portato la loro acqua al mulino della eversione e del complotto. Credo che questo basterebbe da solo a dare una immagine. Senti, bravo. Mauro, nel tuo articolo c'è anche un altro personaggio su cui tu indugi un pochino dando delle descrizioni, che è l'allora ministro degli esteri, Frattini. Frattini, certo che il alle spalle di Berlusconi non ha lavorato solo il Presidente della Repubblica, al di fuori del governo quindi, ma all'interno del governo, quindi veramente la cosa è stata brutta, ha avuto tutte le caratteri della congiura, del complotto. Quindi tu pensi che Frattini in qualche modo sia stato, tra virgolette, Frattini infedele? Sicuramente ha dato dall'inizio ha preso delle posizioni diverse e contrarie a quelle del Presidente del Consiglio. Pare che Frattini, sentendo
scricchiolare il suo seggio di ministro nel governo Berlusconi, che era sotto tiro da tempo, avesse l'ambizione di diventare segretario della NATO. Ora la NATO ce ne siamo un po' dimenticati, ma la NATO è stato non soltanto un organismo di difesa, ma di politica più rilevante della stessa Europa, perché più concreta e più necessaria, perché se l'Europa non è stata invasa e non abbiamo conosciuto la dittatura sovietica e il sorvento violento dei partiti comunisti, lo dobbiamo alla NATO. E naturalmente la NATO è stata oggetto di tutte le lamentele, le lagnanze, le fantasie di chi? Certo, del Partito Comunista, ma anche della magistratura, quando si è parlato di poteri occulti, eccetera, la NATO. Frattini pare che avesse questo intento, non ci è riuscito, o forse la NATO non è più quell'organismo che poteva suscitare gli appetiti di un uomo rampante. E se dico rampante non lo dico a vanvera, perché nella navicella, la navicella è quel volumetto in cui sono tutte le fotografie, i dati elettorali e anagrafici dei parlamentari e brevi riferimenti alle loro professioni, per chi ce l'ha, oggi la maggior parte sono anche disoccupati, ma insomma. E di Frattini si diceva che era ex avvocato dello Stato, poi consigliere di Stato, ama le arrampicate, e forse voleva arrampicarsi pure in quella situazione, ma questa è una battuta e non è